per dire qualcosa di speranzoso, perché noi siamo, come diceva giustamente Fabio, io sono dell'Arci, molto distanti da questa subcultura violenta e oppressiva. Per fare sintesi, si potrebbe dire che loro sono quelli che rubano 49 milioni, noi siamo quelli che hanno salvato negli ultimi giorni 49 persone dall'affogamento nel mare Mediterraneo, reso mostrum da leggi ingiuste. La bella notizia e anche la speranza sta nel fatto che questo paese è ancora un paese democratico. Abbiamo visto ripartire libera la nave Mare Ionio, la nostra nave di Mediterranea, perché è stata dissequestrata, perché nulla era stato fatto al di là delle leggi. Attendiamo anche che sicuramente saranno scagionati il comandante e il capo missione, perché essi meriterebbero un encomio solenne invece che essere ingiustamente indagati e accusati dalla, come dire, dalla ignoranza e dalla violenza di chi comanda. È vero che in questo momento abbiamo dei leader politici eletti, effettivamente eletti, che stanno distruggendo la nostra civiltà. Però la nostra civiltà ne ha vissute tante, non è nata ieri, sopravviverà, e tra qualche tempo direi, qualcuno dirà: Salvini? Salvini chi? Mentre invece i valori a cui noi ci richiamiamo, i valori della Costituzione italiana, i valori che servono a evitare di dover costruire altri monumenti con le prossime pietre di Hiroshima e degli altri luoghi di sterminio, non hanno alcuna possibilità di sopravanzarci nel percorso storico, perché l'umanità e la giustizia, come diceva Fabio, sono le nostre tessere.